Innanzitutto buonasera ad Alessandro Guidi, responsabile tecnico territoriale, okay, per la FIP del Friuli Venezia Giulia, che è venuto a trovarci questa sera qui a Sacile per incontrare un po' dei nostri ragazzi. Allora, buonasera ancora. Buonasera. Cosa si aspetta da questa serata? Ma mi aspetto di trovare dei ragazzi pronti e vogliosi di giocare a pallacanestro, di giocare insieme, di allenarci insieme. È un'esperienza in più per me, spero che possa essere utile anche per loro. Credo che sia giusto e nei miei compiti di girare la regione, di venire a trovare tutte le società che fanno attività e che si dedicano in particolar modo all'attività giovanile, e questo mi sembra un caso perfettamente attinente. Allora ragazzi, buonasera a tutti. Voi non lo sapete, ma io sono stato anche a vedervi già giocare qualche partita, in modo particolare quando siete venuti a Trieste, l'ho vista tutta, poi ho visto dei pezzetti. Devo farvi i complimenti per certe cose, mi sembra un gruppo interessante. La strada è lunga, bisogna darsi da fare, bisogna divertirsi giocando, ma bisogna anche capire esattamente che la fatica, l'impegno, l'attenzione, avete la fortuna di avere degli istruttori molto preparati e capaci, bisogna approfittare di tutto questo, no? Poi mi sembra che ci sia in questa società un entusiasmo rinnovato, tante persone nuove che stanno mettendo anima e cuore per farvi fare il percorso migliore possibile per quel che è possibile, per far sì che i vostri sogni, e mi auguro che i vostri sogni ci siano, perché quelli sono alla base di tutto, si possano concretizzare. Chiaro è che bisogna sapere, e questo tocca a voi, che per concretizzare il sogno di giocare a basket, ovviamente, poi tanti altri sogni sono importanti comunque, ci vuole tanta attenzione, tanta fatica, tanti allenamenti, tanti errori, tante partite perse, ma solo attraverso l'allenamento, le ripetizioni, il giocare, il rigiocarci sopra, qualche delusione perché magari qualche partita in più si perde all'inizio, poi si maturano tutte le esperienze indispensabili perché si possa poi arrivare a diventare sempre più bravi e magari, chi lo sa, fare un percorso che vi possa dare tanta gratificazione. Rallento, parto! Rallento, bravissimo! Appena lui cambia mano e velocità, perché qui voglio battere l'avversario e attaccare, adesso corro in modo da poter raccogliere e con la mano sinistra, piuttosto che con una mano e mezza, passare la palla a lui. L'errore fa parte del gioco, ma ci serve per migliorare. È una bellissima esperienza, un'opportunità per imparare qualcosa di diverso da quello che imparano di solito dai loro allenatori. Allora, come è andato questo allenamento? Dai, è andato bene, un po' più tranquillo degli altri, perché all'inizio comunque, poi no, molto sulle basi comunque. Sì, è una delle competenze del mio lavorare, quella di girare proprio nelle palestre durante la settimana, come d'altronde il CNA con Marzio Longhin e il professor Bardini. Il mio aspetto primario è proprio quello di vedere i ragazzi, incontrarli, lavorare con loro, provare a monitorare quello che il territorio ci dà. Ancora un grazie di cuore ad Alessandro Guidi, un buon lavoro e soprattutto, come sempre per il basket, un buon divertimento. Assolutamente sì, buon basket. Grazie. Grazie. Siamo in chiusura di questa visita del nostro responsabile tecnico del Friuli Venezia Giulia, Alessandro Guidi, che già avete conosciuto
sono contento di questa cosa qui, speriamo di farla ancora. E quindi prendo questa risposta rubata a Enzo e la giro. E la giro. Alessandro, hai visto un po' come quadro delle nostre, sono qui, soprattutto la gente, come facci un feedback che per noi è molto importante, perché siamo non all'inizio, ma stiamo proseguendo un cammino che la società è iniziata con la famiglia un po' di grado. Allora, oltre a ringraziare per l'ospitalità la società, vorrei proprio spendere una parola per Angelo Solà, che per anni ha guidato la società, Alessandro, quindi grazie Alessandro di essere stato. Grazie a voi. Speriamo di vederti presto. Ringraziamo.